La foto notizia Corriere della Sera non è l'apertura, ma è il titolo che colpisce decisamente di più. Clonate in Cina due scimmie più vicini all'uomo. E da lì siamo partiti con voi in una linea diretta di grande interesse e anche grandi paure abbiamo riscontrato. Il titolo principale è quest'altro: dazi, Europa contro Trump, asse tra Merkel e Macron, la cancelliera, dimenticate le lezioni della storia. In taglio alto, e questa è una vicenda che ha dato i brividi a chiunque abbia un minimo di coscienza, la sentenza fino a 175 anni di carcere per il medico che abusava delle ginnaste americane come la fenomenale Simone Biles, che è stato una delle atlete in assoluto più premiate e più emerse dagli ultimi giochi olimpici. È venuta fuori una storia di continui abusi su cui, sì, c'è il mostro, ma ci deve essere una rete di complicità pazzesca. Andiamo sulla Repubblica a questo punto. Beh, ovviamente avete già sentito da Fulvio come la fotonotizia, una delle notizie principali è quella delle due scimmiette, le scimmie clonate dalla Cina, il Vaticano a rischio, l'uomo, quindi subito anche le parole del Vaticano. L'apertura invece politica arriva da Davos: Merkel attacca Trump, dimentica la storia. A Davos, asse con Macron e Gentiloni contro il protezionismo americano, e Trump è atteso proprio oggi in Svizzera. Due notizie a fondo pagina che voglio citare: i giovani lontani dai partiti, 4 su 10 non si fidano le scelte, Movimento 5 Stelle, Lega e PD, e subito sotto ecco i candidati con sponsor. Forza Italia, potete trovare chi paga 30.000 euro per voi. Andiamo sul Messaggero, l'apertura: UE, quindi Unione Europea, USA, la guerra del commercio, Davos, Gentiloni e Merkel contro il protezionismo di Trump, è un ostacolo alla crescita. Taglio alto per le regionali, quindi e anche le politiche, perché è l'Election Day, centrodestra, nel Lazio si tratta su Parisi, nel PD è lite sui collegi, la Bonino a Roma. Al centro pagina invece la cronaca: da Roma arriva una notizia sconvolgente, vodka in classe nel liceo autogestito, 15enne in coma etilico, la madre della ragazza dice sta meglio ma è stato terribile, i genitori dicono era per scommessa, il caso dei mancati controlli. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura: le scimmie clonate spaventano il Vaticano, Cina usata la tecnica della pecora Dolly, la Santa Sede dice è una minaccia per il futuro dell'uomo. E poi al centro pagina sulla Stampa, in Niger al fianco degli americani, ecco come sarà la missione italiana di addestramento e raddoppia la nostra presenza in Libano. E poi il taglio alto sul Messaggio di Gentiloni, che parla di Berlusconi e dice non è populista. Un'occhiata veloce anche all'universo del calcio, anzi mi correggo, del calciomercato. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport, perché c'è il colpo Napoli, preso Younes, tedesco che gioca nell'Ajax. Dzeko risolve i problemi della Roma e per ora resta lì. Con Davide Giacalone, allora, in realtà incrociamo i temi della linea diretta, la clonazione, questa clamorosa notizia arrivata dalla Cina, e quelli di stretta attualità internazionale ed economica, vale a dire il vertice di Davos in Svizzera. Davide, come metti insieme questi due temi? Buongiorno e buon lavoro. Eccoci, buongiorno. Dopo la clonazione della pecora Dolly sono stati clonati animali di piccola taglia come i topolini, che le cavie che si usano per le sperimentazioni, o animali di grande taglia come i tori. Ieri è arrivata la notizia appunto della clonazione delle due scimmie, e questo pone una serie di questioni di carattere etico, scientifico, che avete discusso nel corso di una interessantissima linea diretta, tema certamente importantissimo, ma che pospongo. Adesso guardo l'altra faccia della medaglia, e la faccia della medaglia è questa. Allora, giusto in questi giorni si discuteva della possibilità o meno che, mettendo dei dazi, cioè delle tasse di importazione, si riesca in questo modo a tutelare, a difendere i produttori, quindi i lavoratori di un determinato paese. Donald Trump ne ha fatto una battaglia importante nel suo paese, e che lo ha portato, è una delle cose che lo ha portato alla presidenza degli Stati Uniti, perché opporsi al fatto che altri facciano prodotti di minor valore e comunque di minor costo per il cliente finisce col difendere i produttori interni. Se così fosse, in effetti, diciamo, la sinistra mondiale avrebbe trovato il suo leader in Donald Trump, che quindi si pone il problema. Il fatto è che i produttori sono poi anche dei consumatori, quindi se gli aumenti i prezzi delle cose, cioè, da una parte fai finta di proteggere, dall'altra però di sicuro gli aumenti il costo della vita. Ma non è solo questo, il punto è che i dazi li puoi mettere o su dei prodotti a basso valore aggiunto, le magliette, le ciabattine, le cose riprodotte all'infinito,
lo puoi mettere su produzioni particolari, per esempio come l'acciaio, dove in Cina c'è un forte sussidio pubblico, e quindi io cosa faccio con dazio? Penalizzo il fatto che il tuo Stato ha sussidiato quella produzione. Ma tutto questo significa è il nulla assoluto quando si entra nell'alta tecnologia. La clonazione delle due scimmie è prima di tutto uno straordinario passo tecnologico e scientifico. Quella roba lì non si mette a dazi, quella roba lì si fa concorrenza con la tecnologia, intanto si ammirano le cose degli altri. E il tema anche morale che questo comporta ha a che vedere naturalmente con l'emersione di queste scoperte, di questi salti tecnologici e con il controllo sulla ricerca. E come pensi di controllare o di poter guardare semplicemente i laboratori altrui se non sulla base di una normativa comune o di regole comuni? E come pensi che tu possa fermare queste cose, diciamo così, mettendo una frontiera? La frontiera non c'è, perché se c'è ricerca scientifica e innovazione farmacologica logica ti conviene importarla. Insomma, per quel che riguarda l'Italia, non è il tema dei dazi che può difendere nulla, semmai il fatto che noi spendiamo per la formazione e per la ricerca scientifica un quarto di quello che spendiamo per le pensioni. Ho detto in modo diverso, le pensioni ci costano 4 volte quello che ci costa la formazione e la ricerca. Mi occuperei di questo piuttosto che dei dazi. Grazie, buongiorno, buona di a tutti. Il pericolo delle attività fuori dalle aree scistiche attrezzate è purtroppo un tema che ricorre nelle cronache di questi giorni. Si riportano notizie di incidenti in montagna, nonostante i ripetuti appelli alla prudenza. Ogni stagione invernale conta diverse tragedie che coinvolgono escursionisti della domenica o peggio ancora esperti. Ovviamente la montagna, la meteorologia, il buonsenso, l'esperienza spesso non bastano. Noi ci colleghiamo questa mattina con il presidente dell'ANEF Trentino, che è l'associazione esercenti funiviari, si chiama Francesco Bosco. Dottor Bosco, buona giornata e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Francesco, buongiorno, ma amico storico, insomma, di RTL 105, quindi grazie per aver accettato il nostro invito anche questa mattina. Francesco, insomma, un po' di consigli da te li vorremmo capire come ci si comporta correttamente per evitare di dover poi leggere o raccontare quelle notizie che non vorremmo mai sentire. Direi che la vostra premessa è fondamentale. Presentandomi avete parlato chiaramente di prudenza, di attenzione, perché poi purtroppo ci si trova a dover commentare dei decessi. Sono come praticamente i morti annegati, i morti in montagna sono morti spesso e volentieri evitabilissime con tanta prudenza. Gli ultimi incidenti, per esempio avvenuti sulle piste da sci, sono stati causati da imprudenza. Bisogna fare anche una premessa: oggi sciare è molto più facile rispetto a tanti anni fa, questo grazie chiaramente ai materiali, scarponi soprattutto di sci, e grazie alla manutenzione delle piste. Pensate che solamente 15-20 anni fa i mezzi battipista uscivano solo quando nevicava e uscivano per battere le piste. Oggi ogni sera i mezzi battipista escono per lavorare, fresare e tirare, come si usa dire in gergo, le piste con un biliardo. Questo invita chiaramente all'ebbrezza della velocità, e con gli sci che ti ritrovi al giorno d'oggi, che io scherzando dico che bisogna fare attenzione perché se muovi le orecchie gli sci girano da soli, quando sei ad alta velocità e non hai una grandissima padronanza degli attrezzi, un piccolo movimento del busto, delle anche, delle caviglie e delle ginocchia ti portano delle improvvise spigolate e ti portano delle uscite di pista che spesso e volentieri sono fatali. Perciò innanzitutto prudenza, essere coscienti delle proprie capacità. Io lo dico, la montagna è bellissima, sciare è stupendo, godetevela sciando tranquillamente e guardandovi anche in giro, casco e poi, ripeto, tantissima prudenza. Questo credo sia il consiglio fondamentale da dare, perché la madre di tutti gli incidenti spesso e volentieri è l'imprudenza e la velocità. Indiscutibilmente, quando renderanno obbligatorio anche per gli adulti il casco sarà sempre troppo tardi, è una modestissima opinione, perché sciare a certe velocità impone. Il primo a dirlo in ambito agonistico fu Alberto Tomba, uno che un pochino ne capisce. Certo, Francesco Bosco dirige quel gigantesco, meraviglioso comprensorio di Madonna di Campiglio da anni, e è incredibile, non siamo mai stati così informati e dotati di tecnologie, di attrezzature meravigliose, eppure
Eppure capita proprio questo, perché ripeto, l'avvicinamento allo sci è stato un avvicinamento importante negli ultimi anni, è cresciuto nonostante la crisi socio-economica che ha attanagliato il paese. Noi stiamo registrando in tutto il settore delle crescite importanti. Oggi, dico, le statistiche parlano ancora di 3 milioni di sciatori italiani, ma tantissimi turisti stranieri che giungono in Italia. Le piste sono chiaramente molto più affollate rispetto a tanti anni fa. E poi ripeto il concetto: tanti anni fa era più difficile sciare, più faticoso, c'erano un sacco di cunette che chiaramente limitavano, dico, la velocità, girare lo sci era stancante. Oggi è tutto molto più facile, però si sottovalutano questi tipi di pericoli. C'è un aspetto su cui vorrei chiederle un consiglio, Bosco, perché molti si chiedono come si pianifica un'escursione fuori pista. Cioè, lo dico ovviamente a coloro i quali magari non l'hanno mai fatta, ci stanno pensando. È ovvio che un punto fondamentale è la preparazione a tavolino, ma soprattutto la scelta dei compagni di escursione in base magari all'obiettivo, valutandone anche l'esperienza, perché spesso uno fa esperienze di escursione fuori pista magari con persone che sono, diciamo così, alle prime armi, no? E non si deve fare. No, assolutamente. L'escursione fuori pista assolutamente deve essere chiaramente accompagnata da persone esperte, e io consiglio sempre maestri di sci e soprattutto guide alpine. Certo. Perché sciare fuori pista è veramente pericoloso, ovunque, sempre. E quindi sconsigliato, diciamocelo, fondamentalmente. Grazie a Francesco Bosco, una buona giornata e buone sciate, a presto. Grazie. Buongiorno Francesco. Subito invece andiamo a salutare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina anche in veste di autore, di scrittore. Primo lavoro, Giuseppe Sala, buongiorno. Eccomi, buongiorno a tutti voi. Buongiorno sindaco. Milano e il secolo delle città, il titolo del libro edito da La Nave di Teseo, che è in uscita. Siamo alle anteprime. Innanzitutto, quando vai in libreria, sindaco? Da oggi praticamente. Da oggi, quindi oggi è anteprima, siamo alle ore dell'anteprima e poi si va in libreria. È la storia di un'avventura umana e professionale, naturalmente, l'avventura pre-Expo, Expo, la candidatura, sindaco di Milano, la visione delle città. Sto facendo un'estrema sintesi, poi dopo ci divertiremo un po' perché c'è una pagina anche con RTL 102.5. Ma insomma, partiamo da qui, perché mettere tutto ciò in un libro di fatto, non dico all'inizio, ma insomma ancora nella prima fase della sindacatura? Beh, perché è un momento cruciale per il nostro paese e anche per Milano. Era un po' stufato, per così dire, di sentire un po' i luoghi comuni su Milano, Milano e la locomotiva, più concetti che idee concrete. Allora ho voluto spiegare quello che Milano è, come è diventata quella che è, quindi il grande sforzo che ha fatto, veramente un po' al di là della politica, perché i meriti a Milano sono più della gente, dell'università, delle imprese, del volontariato e della politica. E quindi un invito al nostro paese: utilizziamo questa grande esperienza, però supportiamola. Quindi da un lato un'offerta che Milano fa al paese, dall'altro però una richiesta di vero aiuto concreto alle nostre istanze. Noi qui da Roma, Sala, la guardiamo con invidia, guardiamo tutti voi milanesi con invidia, perché la qualità della vita che c'è a Milano purtroppo nella capitale non si respira negli ultimi tempi. Io tra poco vorrò parlare con lei, perché abbiamo pochi secondi prima della pubblicità, delle case popolari. È la prima volta che sento un politico in prima serata, ieri ospite da Lilli Gruber, parlare di case popolari. A Milano ci sono 70.000 persone che vivono in case popolari, il 12% della città. Sala ha un progetto in proposito ed è il primo sindaco che sento parlare di questo argomento, e mi sembra essere, diciamo, una scelta molto di sinistra, Sala, no? Ma sono 70.000 appartamenti, quindi circa 150.000 persone. Ah, scusami, 70.000 appartamenti, 150.000 persone. A volte ci sfugge, ma è più del 10% della popolazione milanese. Sì, mi chiedevamo prima di parlarci della sua nuova scommessa. Io la trovo molto affascinante, il tema delle periferie, delle case popolari. Ne ha parlato ieri da Lilli Gruber a 8:30 e vorrei che riproponesse questo argomento questa mattina, Sala, perché forse è la sfida più importante, cioè quella di migliorare la qualità della vita di chi vive nelle periferie italiane, partendo da Milano. È così, perché stiamo parlando non di quattro poveri diavoli che stanno alle periferie, ma stiamo parlando di una enorme fetta della nostra popolazione. Noi faremo due cose. La prima la facciamo certamente: metteremo più di 300 milioni per
rimettere a posto queste case che sono non hanno visto manutenzione per molti anni. La seconda, sto proponendo ai candidati alla Regione Lombardia di fare un patto affinché chiunque venga eletto lavori poi con Milano, perché metà del nostro patrimonio, metà delle case sono del comune e metà sono della regione. Ecco, vanno gestite insieme con buona volontà e bisogna dare una svolta. Allora, sindaco, stavo dando un po' uno sguardo al libro, ci sono moltissimi temi, mi viene però da chiederle, a distanza di un po' di mesi, si è mai pentito di aver fatto questa scelta? Perché definisce il lavoro del sindaco molto duro e molto faticoso. No, a proposito, ecco, prima sentivo Diaco che parlava di Roma, io ho vissuto Roma e ho affetto. Ieri sono andato in treno appunto a Roma per andare dalla Gruber e sono arrivato alla stazione centrale e c'erano un gruppo di sciure milanesi che mi hanno accolto festanti e mi hanno applaudito e mi sono fermato a scherzare un po'. Ecco, ma a parte l'aneddoto, il contatto con va forte gente, con le sciure, Sala, mi permette. Ah no, con le sciure vado fortissimo, ma il contatto con la gente ti dà quella carica di cui hai bisogno. È durissima, ma a Milano in questo momento c'è perlomeno una riconoscenza che sei lì e cerchi di fare con fatica ma la tua parte. Non è vero che la gente non è così lontana dalla politica, è lontana dai politici che non ascoltano e che non fanno le cose semplicemente. È vero, questo è qualcosa, guardi sindaco, a cui noi siamo abbastanza abituati nel contatto quotidiano con i nostri ascoltatori, con i veri normal people. In questo libro Milano c'è inevitabilmente, essendoci l'avventura di Expo, la corsa, guardate, è bellissimo rivivere, perché all'epoca non era bellissimo, il senso del tempo che scorre troppo veloce mentre si avvicina a quel primo maggio 2015, e c'è tanto anche Matteo Renzi. Ieri sera in televisione lei, apro una velocissima parentesi, Beppe Sala ha il pregio di non essere uno che entra nelle corti. Renzi ha avuto una corte smisurata quando era all'apice, adesso la corte si è molto ovviamente diradata. E ieri lei ha detto, sì, non è mica facile andare d'accordo con Renzi, al di là del non essere facile. Io ho letto in questo libro, ma magari sbaglio, io lo chiedo, quasi, non dico una nostalgia, mi sembra eccessivo, però una, come dire, il ricordo forte di quel Renzi. Quello della corsa verso Expo, quello che quasi metteva Montezemolo al posto suo ma poi riuscì a cambiare idea, rispetto a quello di oggi, che mi sembra una valutazione più interessante del fermarsi su non ci vado d'accordo. Beh, siamo tutti noi siamo persone un po' difficili, io non ho mai avuto, ho spesso avuto un problema, c'è un rapporto conflittuale con Matteo, però questo è veramente il momento di volere un po' bene a Matteo Renzi, perché insomma sembra che tutti i problemi italiani nascano da quello che lui ha fatto. È una persona che si è impegnato, ha sbagliato come tutti quelli che si impegnano, però credo che sia veramente il momento che tutti quelli che non solo si dichiarano di sinistra ma insomma vogliono essere parte di una squadra un po' più bene gli vogliono, dopodiché vediamo quello che gli elettori consegneranno il 4 marzo un po' alla storia italiana. Ma in fondo non è giusto adesso che, ripeto, ogni problema viene ributtato su Matteo. A me ha colpito che nel suo libro lei pone una questione su cui io sono pienamente d'accordo, cioè l'autonomia di un sindaco o di un manager nello scegliere le aziende con cui lavorare, anche quando queste non possono passare per una questione di tempo attraverso le gare di appalto. Lei è sotto inchiesta per questo tema che riguarda Expo, ma lei ha fatto una scelta, se non sbaglio, non vorrei peccare di leggerezza, una scelta di responsabilità, cioè guidava Expo, mancavano pochi giorni, non ha fatto una gara d'appalto, ha deciso di affidare una cosa ad un'azienda che le offriva il 15% in meno rispetto ad un'altra, quindi è andato a scegliere autonomamente un'azienda che facesse pagare meno denaro ad Expo. La magistratura l'ha indagata per questo, lei nel libro elegantemente rimanda al mittente, si sente sereno immagino? Ma no, mi sento sereno senz'altro, dopodiché giustamente la magistratura farà il suo lavoro. C'è una verità storica però, io ho lavorato 5 anni per Expo ed è stata una corsa contro il tempo. Giudicarla adesso col senno di poi è più facile, ma noi abbiamo lavorato sotto una pressione veramente incredibile, in cui ogni ora persa era un'ora che ci faceva allontanare dal risultato. Abbiamo fatto tutto possibile, poi la storia lo giudicherà. Certo che ancora oggi
si vedono i grandi benefici di Expo a Milano, questo è indubbio. Indiscutibile. Noi c'eravamo, prima del carro. Mi ricordo quando lo dissi al ministro Martina, preparate il carro che sarà grosso. Pagina 153 del libro di Beppe Sala. Primo settembre mattina, mancano due mesi alla fine dell'Expo, primo settembre 2015, che sta marciando i suoi massimi. Era l'epoca del Giappone con le file da sei ore. Mi sto preparando all'incontro tra i rappresentanti delle 11 religioni del mondo. Poi parleremo di convivenza, eccetera, eccetera. Renzi, in un'intervista a RTL 102.5, risponde così a una domanda su cosa pensi di Sala, sindaco di Milano. Dipenderà molto da lui e dal PD di Milano e a me Beppe piace, ma fino al 31 ottobre ha da sistemare Expo. Comunque darà una al paese, qualunque maglia deciderà di mettersi. E così cominciò la seconda avventura. Colpa vostra, insomma. Per cui diciamo che i milanesi che ascoltano, che sono dalla mia parte, dicono bravi RTL, qualcun altro invece magari vi criticherà. Ma al di là di tutto, penso che i milanesi ovviamente un po' stanno dalla mia parte, un po' no. Stanno riconoscendo appunto che stiamo facendo il possibile, ci stiamo andando da fare. Dal mio punto di vista, con un grandissimo amore per la mia città e i miei concittadini. Grazie, grazie a Giuseppe Sala. Milano e il secolo delle città, da oggi in libreria. Vi aspetta, grazie. Il Don, buongiorno. Ciao, anch'io ho i grandi tifosi, ma uno, sì. Ma lì no, però lì no. Da te. No, da noi te, ti vogliamo benissimo, siamo tifosissimi. Sì, siete tifosi, sì. Senti, stavolta scomodo Mazzini, ma pensa a te, vado a scomodare Mazzini. Ecco la frase, l'educazione è il pane dell'anima, è il pane dell'anima. Ma bisogna capire l'educazione se esiste ancora in questa Italia benedetta, puntini, virgola, esclamativo, punto di domanda. Ciao. Incidente gravissimo questa mattina, incidente ferroviario pochi minuti prima delle 7 del mattino in provincia di Milano, un treno di pendolari, il bilancio è gravissimo. Tra poco, tra l'altro, una testimonianza oculare di una persona, un nostro collega che si trovava esattamente su quel convoglio, Antonella Rocchi, dalla redazione. Che cosa è successo? Allora, quello che sappiamo fino a questo momento è che questo convoglio Trenord è deragliato fra Pioltello e Segrate ed è poi andato a scontrarsi con un altro treno. Il bilancio è davvero pesante perché ci sono due vittime, la conferma sta arrivando veramente da tutte le fonti che abbiamo a disposizione, ci sono 5 feriti gravissimi e altre decine di persone rimaste ferite, anche perché si tratta di un treno pendolari, dunque davvero affollatissimo. Era partito da Cremona ed era diretto a Milano in piazza Garibaldi. Le immagini le stiamo vedendo in diretta e sono davvero impressionanti perché raccontano la gravità di questo incidente. Lo ricordiamo, siamo fra Pioltello e Segrate e alle porte di Milano, dove si stava dirigendo questo treno. 2 morti, 5 feriti gravissimi, decine di feriti. Il bilancio fino adesso, naturalmente. Ed è stato sospeso il traffico ferroviario tra Milano e Brescia in seguito a questo deragliamento del treno. La circolazione ferroviaria, si sottolinea in una nota, è interrotta dalle 7 sulla linea Milano-Brescia per lo svio del treno regionale 10452 di Treno Nord nella stazione di Pioltello Limito. Fra Milano e Brescia il traffico è sospeso su entrambe le linee, direttissima ovviamente e lenta. Come detto, un nostro collega Maurizio Lanzani di RTL 102.5 abitualmente prende esattamente quel treno. Maurizio, per fortuna, sta bene innanzitutto, è con noi in diretta. Maurizio, buongiorno. Sì? Buongiorno. Un abbraccio forte voi. Da parte di tutti noi. Grazie. Che cosa è successo? Innanzitutto ci confermi che mancavano pochi minuti alle 7? Esatto, confermo. Un Cremona che praticamente ci sono tutti i pendolari che prendono tutti questo treno al mattino e nella stazione un po' prima di Pioltello ha cominciato a sobbalzare e il treno praticamente ha deragliato. Solo che andava velocemente, probabilmente non riusciva a fermarlo nel momento, ci sono state la terz'ultima, la penultima carrozza che si sono piegate e lì probabilmente ci sono stati quei feriti, quei morti che avete riportato. Maurizio, in questo momento. Percezione che avete avuto subito, voi che stavate su... La percezione al momento è come se ci fossero dei sassi sotto il treno, non si riusciva a capire, probabilmente era già deragliato, okay. E eravamo tutti fermi e ci guardavamo un po' spaventati ovviamente, fino a che ad un certo punto il treno si è fermato dopo molto fuori dalla stazione di Pioltello, uh-huh. E praticamente siamo, Maurizio, riusciti a scendere. Vi hanno fatto scendere o siete riusciti appunto voi? No, siamo scesi noi perché sì. Poi i soccorsi sono arrivati circa un'ora dopo, quindi perfetto. Col pericolo che c'erano anche cavi di elettrici per terra, quindi sì. C'era il pericolo magari di prendere anche scosse elettriche. Quante persone hai visto intorno a te che appunto riuscivano a lasciare il convoglio?
Molte, diciamo. Moltissime. Tante, cioè, ci sono comunque sono riuscite, perché poi le carrozze coinvolte erano due e basta, gli altri si sono staccate. Maurizio, da quello che lo ricordiamo ancora, Maurizio Lanzani, un nostro collega di RTL 102.5, innanzitutto io ho detto, però ho dato per scontato, quel treno lo prendi tutte le mattine, immagino sia vero, perché esatto, le abitudini esatto. dei pendolari poi sono, funziona esatto. così. Anche oggi hai preso esattamente quel convoglio che alle 6.57 è deragliato, come ci hai raccontato. Dalle immagini noi vediamo appunto le due carrozze a cui tu facevi riferimento, sì. che di fatto sono semi squarciate. Perché sì, si esatto. sono probabilmente nella cosa hai visto tu? Raccontacelo tu, perché nulla vale di più di un testimone oculare in una situazione del genere. Certo. Beh, è una scena agghiacciante, perché poi alla fine tu sei inerme, sei sul treno e non riesci a capire cosa sta succedendo, ecco. L'unica cosa è la fortuna di aver preso una carrozza, probabilmente, che è andata bene, cioè, probabilmente certo. qualcuno ha guardato dal cielo. I soccorsi sono stati immediati, almeno a leggere. No, non immediatissimi, siamo stati di almeno mezz'ora, 20 minuti. Non immediatissimi, questo è importante da sottolineare, perché le agenzie riportano altro, quindi da un testimone diretto, il nostro Maurizio, dopo mezz'ora sono arrivati i primi soccorsi. Sì, anche perché lì è una posizione tra le stazioni, quindi era difficile anche riuscire a arrivare sostanzialmente. Non era ecco in stazione, ma un po' era fuori. Ma sì. era fuori. Sì, Maurizio sì. Lanzani, guarda, grazie di questa testimonianza, arriva da tutti noi, come l'ho già detto, ma lo ribadisco, a te e a tutti quelli che erano su quel treno, naturalmente l'abbraccio più forte possibile, un pensiero va alle famiglie delle due vittime e naturalmente sì. speriamo di non dover aggiornare questo bilancio che è già pesantissimo. Certamente. Abbiamo annunciato più volte il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a lei, signora Ligrenzi. Buongiorno. Buongiorno, Presidente Berlusconi. Allora, il 118 in questo momento ha comunicato che l'incidente ferroviario avvenuto in Milanese, al momento il bilancio provvisorio appunto di 2 morti accertati, 5 feriti gravi. I 5 feriti sono stati trasportati in codice rosso in diversi ospedali. Presidente Berlusconi, è ovvio partire da questa notizia, si riaccende naturalmente l'argomento che riguarda la sicurezza dei trasporti pubblici nel nostro Paese. Che cosa si sente di dire agli italiani all'ascolto? E purtroppo noi siamo in debito rispetto a tutte le infrastrutture e pensiamo che abbiamo un distacco di almeno il 50% tra Spagna, Francia, Germania e i paesi con cui siamo in competizione, e che quindi questo delle infrastrutture è un tema su cui ci dovremo veramente impegnare a migliorarle. Purtroppo succedono incidenti di questo tipo dovunque, in ogni paese del mondo, ma questo non è una buona ragione per non approfondire le cause di questo incidente e per vedere di non porci rimedio affinché non succeda un'altra volta. Presidente Berlusconi, l'attualità, come in casi come questi, è inevitabile, si è imposta e ci ho detto e anticipato, come già lei sa benissimo, dovessero esserci degli aggiornamenti, apriremo delle veloci finestre nel corso della nostra intervista. Ci fa veramente piacere riaverla con noi, Silvio Berlusconi, grazie. Leader e fondatore di Forza Italia, tante volte ospite di RTL 102.5, momenti diversi della sua lunghissima avventura e carriera politica. Anche oggi qui alla radio più ascoltata d'Italia, e lo diciamo gonfiando il petto, ma per senso di responsabilità, guardi Presidente, non per suonare i violini o fare i fenomeni, sappiamo che la sua voce, come quella di tutti i leader in questa campagna elettorale, potrà raggiungere un numero elevatissimo di italiani. Presidente, partiamo, prima di concentrarci ovviamente sull'Italia, sulle alleanze, sulle prospettive, ancora stretta attualità, lei come ha vissuto questa vicenda di Donald Trump, dei dazi? Come si vede, reduce da una importante trasferta in ambito e in territorio europeo, diciamo così, come vive questa svolta americana? Ma guardi, ho letto frettolosamente questa mattina i giornali, ho visto che la signora Merkel ha preso una posizione netta. Io questa posizione la condivido assolutamente. La signora Merkel ha ricordato tutto quello che le protezioni, i dazi hanno significato nella storia recente dell'economia. Tutte le volte hanno prodotto non un bene per l'economia e per i cittadini, ma
il contrario. Quindi io credo davvero che questa così nuova idea di protezionismo da parte del presidente Trump non sia un'idea assolutamente da approvare, non sia un'idea positiva neppure per gli stessi Stati Uniti. Presidente, al di là del tema specifico, che idea si è fatto del presidente americano dopo questo primo anno? È una persona che ha il vizio di decidere molto in fretta, è il contrario di quello che ho fatto io quando restavo al governo, che di fronte a ogni nuova evenienza cercavo di consultarmi con le persone di cui avevo più stima intorno a me e poi soltanto dopo aver approfondito l'argomento pigliavo una decisione. Lui risponde di getto, anche magari con dei tweet, anche a fatti internazionali che possono avere insito dei pericoli gravi, come per esempio quando risponde ai discorsi, ai tweet del dittatore del Nord Corea. Ecco, per il resto è un uomo che ha le spalle larghe, che sa sopportare tutti gli attacchi degli avversari della stampa e quindi da questo punto di vista è certamente una persona ammirevole. Presidente Berlusconi, il terzo capitolo del programma del centrodestra, che ho letto con attenzione, che lei ha firmato, dice meno vincoli dall'Europa. È molto fumoso e si limita a dire revisione dei trattati europei. Ecco, io le chiedo, quali trattati vuole rivedere in concreto? Me ne dice almeno uno? Guardi, uno è quello che immediatamente dovremmo intervenire per cambiare, è il Trattato di Dublino, che poi si è sviluppato nell'operazione Triton, attraverso la quale noi ci siamo impegnati, il nostro governo di allora si è impegnato a tenere in Italia tutti gli immigrati che avevano scelto l'Italia come primo punto di sbarco. Questo fatto negli ultimi 3 anni ci ha portato ad avere qui 600.000 immigrati, dobbiamo riconoscere chi in loro ha il diritto di restare in Europa, cioè è scappato da una guerra, dal sangue, dalla prigionia, da una dittatura e può avere lo status del rifugiato. Questo sta andando molto lentamente e quest'anno, l'anno scorso per esempio, quando avevamo la possibilità di collocare in Europa 98.000 persone nelle quote dei paesi europei, noi siamo riusciti a individuare che avessero lo status di rifugiato soltanto 10.000 persone. La Grecia ha fatto meglio di noi e ne ha collocate 21.000. Quindi c'è un grandissimo lavoro da fare per quanto riguarda gli immigrati che sono in Italia e che per vivere purtroppo ci sono belle ragazze alla prostituzione o allo spaccio di droga, diventano manodopera della grande criminalità o devono per mangiare commettere reati di ogni tipo. Oggi siamo arrivati ad avere in Italia ogni minuto un reato di strada, ogni 2 minuti un furto in appartamento, ogni 3 minuti un furto di un'automobile o di una moto, ogni 4 minuti un furto in un supermercato o in un negozio. È chiaro che non è possibile andare avanti così. I carabinieri mi hanno raccontato che tutte le volte che entrano in un appartamento visitato dai ladri trovano per prima cosa il frigorifero svaligiato con intorno tutti i contenitori il cui contenuto è stato preso dai visitatori, diciamoli così, perché avevano fame. Quindi prima di andare a cercare soldi o preziosi si devono sfamare. Questo è qualche cosa che ci dice quanto possono essere pericolosi. Per arrivare a questo dobbiamo, attraverso anche l'Europa, da un lato fermare i nuovi arrivi e sarà l'Europa a dover fare dei trattati con tutti i paesi costieri sul Mediterraneo e anche con i paesi di origine di questi migranti, perché accettino di riprenderseli indietro. E dobbiamo in Italia a poco riportare questi migranti proprio nei loro paesi di origine. Posizione chiarissima, da là vengono perché sono in condizioni di miseria, allora ecco che è
necessario, indispensabile da parte dell'Europa e dei paesi del benessere investire in un grande, grande piano Marshall per l'Africa, mandare là le nostre imprese per far nascere delle economie che offrano posti di lavoro e quindi benessere ai nativi, che in questo modo non sarebbero portati a lasciare il loro paese e a venire da noi. Presidente, non a caso siamo partiti dando uno sguardo a ciò che è fuori dai nostri confini, perché non esiste un'Italia ovviamente se non inserita in un contesto internazionale con un ruolo forte. E allora le chiediamo, con la richiesta della massima sincerità possibile, ma su questi aspetti, il 3% dell'altro ieri, chi devono ascoltare gli italiani che volessero votare il centrodestra? Silvio Berlusconi o Matteo Salvini? Ma no, c'è rispetto a Matteo Salvini una identità di vedute sostanziale. Lui è un alleato leale, è un leader politico lucido, è un leader razionale ed è riuscito a portare la Lega dal 4% ad un livello di consenso elevato. E quindi io credo che sia assolutamente deciso a portare avanti un governo di miglioramento della situazione italiana. Io tutte le volte che mi sono incontrato con lui, diverse volte al tavolo, ho trovato in lui veramente un atteggiamento responsabile e praticamente ha seguito sempre sui vari argomenti le soluzioni che io proponevo, riconoscendo a me una assoluta maggiore esperienza. Presidente, lei è molto spesso critico con il Movimento 5 Stelle, a volte dà delle definizioni anche molto forti, tipo sono i peggio dei comunisti di una volta, eccetera. Perché? Perché le fa tanto fastidio questo movimento? Ma è il fatto che hanno tutti i difetti dei comunisti di una volta, senza averne le poche qualità, cioè hanno idee pauperiste prese proprio dal bagaglio ideologico della vecchia sinistra e le associano, come dire, a un drammatico dilettantismo. Vorrebbero far guidare l'Italia da un ragazzo di 30 anni, mio Dio, a suo modo simpatico, però un ragazzo che non è neppure riuscito a laurearsi, che non ha mai lavorato, che come massima esperienza nella vita ha fatto lo steward allo stadio del Napoli. Quindi sono dei dilettanti della vita e sono diventati anche dei mantenuti della politica, cioè per quasi tutti loro la politica è indispensabile per mettere in tasca uno stipendio che non si sarebbero mai sognati di poter guadagnare lavorando. Quindi basta guardare per questo le loro dichiarazioni dei redditi prima che venissero eletti deputati. Quindi chi vive esclusivamente dell'emolumento parlamentare è pronto, direi ovviamente, a fare qualsiasi cosa per conservarsi il posto e il reddito in Parlamento. E infatti, come proprio i vecchi comunisti, i grillini sono disposti a cambiare idea in qualsiasi momento e possono farlo su ogni tema. Prima erano contrari all'euro e oggi dicono che l'euro va bene. Prima dicevano che non si sarebbero mai alleati con nessuno e oggi sono pronti ad allearsi con tutti. Mi sono venute in mente, davvero, voi siete giovani, non lo ricorderete, giovani, ma le vignette di Giovanni Guareschi che erano intitolati Controordine Compagni e ironizzavano sui commenti pronti a cambiare istantaneamente, ironizzavano sulla posizione dei comunisti che erano pronti a cambiare istantaneamente parere su tutto se Mosca o Togliatti glielo ordinavano. Per i grillini Controordini Compagni sono il quotidiano della loro azione politica. Come possiamo fidarci di persone così? Senta, Presidente, lei è stato molto chiaro in questi giorni sui temi che riguardano l'economia, ma soprattutto su un suo cavallo di battaglia che, se non sbaglio, è il reddito di dignità. Ecco, secondo il sito economico molto quotato lavoce.info, costerebbe poco meno di 30 miliardi insieme alla flat tax al 23% con no tax area fino al 12.000 euro. Se non sbaglio, il costo delle proposte di Forza Italia su taglio IRPEF e trasferimenti alle famiglie sarebbe di 90 miliardi. Le chiedo di essere molto chiaro con i nostri 8 milioni e mezzo di ascoltatori. Mi dice in tre punti dove trova le coperture? Ecco, direi che lei ha detto giusto, noi calcoliamo in 100 miliardi i costi delle misure che abbiamo intenzione di introdurre nella finanza pubblica, e cioè la flat tax, la cancellazione dell'IRAP che costa anche lei 23 miliardi, si ricorderà che io l'IRAP l'ho chiamato
imposta rapina, aumento delle pensioni minime, compresa la pensione alle mamme, che ci costerà 8-10 miliardi, e poi revisione del sistema pensionistico, e poi quello che lei ha citato poc'anzi, il reddito di dignità. Questo ci porta a un costo di intorno, ripeto, a 100 miliardi. Dall'altra parte le coperture disponibili sono, noi calcoliamo, intorno ai 270 miliardi, perché abbiamo intenzione di razionare e snellire le tax expenditure, tutti i bonus, perché la filosofia dello Stato italiano adesso è di imporci imposte ricche, forti, e poi farci degli sconti sulle varie situazioni. Sono quasi 200, sono più di 200 le situazioni di queste tax expenditure. Poi abbiamo da riconvertire i cattivi trasferimenti fatti alle imprese, sono 30 miliardi, poi c'è il recupero dell'evasione fiscale. Qui io sono più ottimista dei nostri economisti, che hanno messo per il primo anno appena 20 miliardi. Poi la chiusura delle cause fiscali, anche qui in tre anni i nostri economisti pensano che si possa recuperare 30 miliardi. Io penso di più, perché le cause fiscali, le situazioni che vedono un cittadino italiano in contrasto con il fisco, sono addirittura 21 milioni, e introducendo un nuovo sistema fiscale si debbano mettere da parte con delle oblazioni da parte dei cittadini interessati. Poi ci sono anche le spending review e insomma tutto questo ci porta a una stima intorno a 270 miliardi contro i 100 miliardi che costeranno queste nostre decisioni. Ecco, abbiamo fatto vedere, guardi, da almeno una ventina di economisti questi nostri conteggi e abbiamo avuto, nessuno escluso, dei riscontri molto positivi che ci dicono che questa rivoluzione fiscale è assolutamente fattibile. Presidente Berlusconi, è un gioco, ma è un gioco importante. Le faccio questi nomi: Jean Chrétien, François Mitterrand, Helmut Kohl, Tomichi Murayama, John Major, Bill Clinton, Boris Yeltsin. Sono, lei li ricorderà, molti ascoltatori faranno fatica tranne i più importanti, i partecipanti del G7/8 di Napoli, da lei presieduto nel 1994, ricorderà quei giorni ruggenti napoletani. 23 anni dopo, a chi glielo fa fare, detto sinceramente, e poi che cosa pensa di poter dire ancora di diverso che da lei non sia stato già detto o non ascoltato dai suoi potenziali elettori, in tutta franchezza? Ma guardi, su chi me lo fa fare, per senso del dovere, io sono ancora qui a fare quello per cui sto rispondendo a questa vostra gentile intervista. E devo dire che ho anche sempre nel cuore un grande insegnamento di mia madre, che proprio all'inizio di questa mia presenza politica, quando stavo riflettendo sull'idea di scendere in campo, una sera, dopo una cena che era molto molto movimentata appunto sulla mia possibile discesa in campo, si fece riportare da Milano ad Arcore nel cuore della notte, si appoggiò al mio letto e mi ricordo come se fossero ieri queste parole che disse per sa poco così: insomma, tu sai che io sono contraria alla tua discesa in politica perché te ne faranno di tutti i colori. Poi me ne hanno fatte molto di più, ma fa niente. Ma se senti così forte, mi disse, dentro di te il dovere di farlo, non saresti più il figlio che io e tuo padre abbiamo creduto di educare se non ti trovassi anche il coraggio di farlo. Ecco, io a questa frase ho pensato molte volte, soprattutto quando sono stanco, quando sono sfiduciato. E poi mi tornano in mente anche i 200 milioni di voti degli italiani in 23 anni, mi vengono in mente le migliaia di volti di cittadini, di elettori che mi sono stati vicini anche nei momenti più difficili, con affetto, con passione, in un grande abbraccio ideale. Ecco, io non posso venir meno alla loro fiducia, né alla fiducia dei miei genitori. L'Italia ha ancora bisogno di me per una grande rivoluzione liberale, per riorganizzare lo Stato in tutte le sue espressioni. Sarà l'ultima impresa, l'ultima, direi, sfida della mia vita. Quindi rivoluzione liberale come 23 anni fa. Quindi
È come sì. 23 anni fa la rivoluzione liberale. Esatto, esatto. Sì, replica. Senta, andiamo un po' al giorno dopo il voto e facciamo questa ipotesi. Avete vinto. A questo punto bisogna fare una serie di conti, che sono il primo con i numeri, perché se dovete governare avrete bisogno dei numeri, e poi un po' teme che Salvini dopo il voto decida di lasciare la coalizione? Ma sui numeri devo dire che noi siamo assolutamente convinti di avere una vittoria in queste elezioni, e quindi non avremo bisogno di altri numeri, disporremo di una maggioranza ampiamente sufficiente a governare in modo stabile. Cioè intorno al 40% sta dicendo? Come, scusi? Intorno al 40%? No, superiore, superiore al 40%. Sì. Io siamo arrivati adesso al 40%, ma sono abbastanza sicuro di portare in su Forza Italia, quindi di trainare tutto il centrodestra e di farlo arrivare al 45%. Ecco. Ci sono ancora 40 giorni di campagna elettorale che saranno decisivi. Presidente Berlusconi, vorrei farle una domanda, anzi due, che ruota intorno a questo. Allora, qualora il centrodestra vincesse le elezioni politiche, come lei dice, Forza Italia si imponesse come primo partito, sarebbe Antonio Tajani la figura intorno alla quale Forza Italia convergerebbe e chiederebbe l'aiuto degli altri partiti come candidato premier? E poi le aggiungo, quanto le dispiace non essere lei il candidato premier di questa coalizione, essendo incandidabile? Guardi, io non ho nessuna ambizione politica. Per me va benissimo arrivare a vincere le elezioni e scegliere insieme ai miei alleati il candidato premier e anche i componenti del governo, che penso debbano essere in maggioranza dentro il Consiglio dei Ministri. Devono essere persone che vengano dall'impresa, dalle professioni, dall'università, dagli alti livelli del terzo grado, cioè persone che abbiano dimostrato con la loro vita, oltre naturalmente ad una assoluta onestà, di sapersi dare dei traguardi difficili da raggiungere e di averli invece raggiunti. E quindi penso che sarà un governo diverso da tutti i governi che hanno preceduto quel governo che noi andremo a fare. E per quanto riguarda invece, e a me questa situazione, scusi, non si preoccupi, da fuori non spiace assolutamente. Per quanto riguarda invece l'inizio della sua domanda, il premier, è vero, se fosse possibile avere come premier Antonio Tajani, sarebbe una bellissima scelta. Antonio Tajani, ho l'orgoglio di dire che è stato con me uno dei cinque fondatori di Forza Italia 23 anni fa, è una persona che ha dimostrato sempre una lealtà assoluta e totale ai nostri principi, alle nostre idee e anche a Silvio Berlusconi, ed è oggi... Aia, credo sia caduta la linea. Sì, adesso e poi provvediamo su Tajani la linea, cioè sulla notizia del giorno praticamente, perché domenica scorsa Giletti gli ha fatto la stessa domanda, lui ha risposto una figura internazionale ma senza dare un nome. Mi sembra che la notizia di oggi per l'agenzia di stampa sia che Silvio Berlusconi, insomma, sulla figura di Antonio Tajani non ha dubbi, potrebbe e dovrebbe essere lui, qualora il centrodestra si candidasse e vincesse le elezioni, e diciamo il candidato premier della forza politica più importante del centrodestra, Forza Italia. Un endorsement molto molto importante e pesante, così come la posizione in politica estera che abbiamo sentito da Silvio Berlusconi rispetto a Merkel e Trump. Abbiamo recuperato il presidente Berlusconi, stava dicendo di Antonio Tajani, perché questa figura potrebbe, in base al suo pensiero naturalmente, essere quella giusta? Beh, è una persona tra l'altro che è molto stimata a livello europeo e se ho seguito per esempio con attenzione tutte le sue prese di posizione sui vari temi degli ultimi tempi, sono state prese di posizione impeccabili. In più ha un rapporto di lavoro con me che è ideale. Quindi se fosse lui il primo ministro, certo è una perdita dell'Italia sul piano internazionale, perché dopo moltissimi anni è la prima volta che abbiamo l'orgoglio di un italiano al più alto grado europeo,
quello di presidente dell'assemblea parlamentare. Ma ha sondato il suo nome con abbiamo altre due possibilità in serbo, i nomi non glieli posso dire perché sennò sarebbero immediatamente infilati nel tritacarne mediatico e quindi sono sufficientemente tranquillo su chi potrà avere la regia del Consiglio dei Ministri. Ma mi scusi, lei ha sondato il nome di Tajani con i suoi alleati Salvini e Meloni? Sì, ne abbiamo parlato, ma non abbiamo approfondito, non ho voluto approfondire io perché ci sono, come l'ho detto, ancora 40 giorni da qui al giorno delle elezioni. Penso che valga la pena prima di vincere e poi di discutere su questo. Mi scusi, adesso sembra una battuta, ma non lo è. A Tajani gliel'ha detto invece? Sì, a Tajani. No, gliel'ho detto, ho insistito ripetutamente. No, perché veniva il dubbio. Senta, come domanda, dubbio. Senta, presidente, c'è un altro, non vale come ci mancherebbe Palazzo Chigi, però ne parlavamo ieri con la sua alleata Giorgia Meloni. Anche il Lazio, insomma, è un bel quiz, come lo risolvete? Alla fine Gasparri oggi sui giornali dice: mi dite che devo fare. La Meloni sa benissimo, punta su un uomo del suo partito, c'è stata la meteora Parisi, ce la risolve lei la faccenda candidato centrodestra a Regione Lazio? Guardi, penso che la risolveremo tra noi alleati del centrodestra entro oggi e credo che sarà una buona soluzione perché la persona che sceglieremo sarà una persona che ove vincesse, quello che io certamente spero, saprebbe dare al Lazio 5 anni di buon governo. Gasparri? Ci sta dicendo un nome? Lasciatemelo dire fra qualche ora. Va bene, allora noi ringraziamo di cuore il presidente Silvio Berlusconi per aver scelto di parlare questa mattina sulla prima radio italiana RTL 102.5. Le portiamo i saluti io, Fulvio Giusi, del nostro editore Lorenzo Suraci. Lei conosce ovviamente il nostro editore perché insomma in tempi che tutti gli italiani conoscono anche lei ha investito e ha fatto grande un'azienda, no? Certamente lo conosco, gli mando tanti complimenti e saluti e ringrazio molto voi della gentilezza che, con cui mi avete fatto queste domande. Sono onorato della vostra idea di concedermi questa intervista e naturalmente sono a totale vostra disposizione da qui alla data delle elezioni nel caso foste punti da altre curiosità. Ah, ecco, guarda che la prendiamo in parola, sì, sì. Presidente, la richiamiamo. Grazie mille, buona giornata. Tanti auguri, tanti auguri e complimenti. Grazie a Silvio Berlusconi, ovviamente spazio identico ai leader degli altri schieramenti, a cominciare dai principali rappresentanti di ciascuna forza politica presente in questa lunga corsa fino al 4 di marzo. Siamo ai saluti. Torniamo tra pochissimo anche sulle ultime notizie, sulle notizie del treno, tra poco nel giornale orario. Saluti a tutti, noi ci troviamo lunedì. A domani con Non Stop News. A cura della redazione giornalistica di RTL 102.5, direttore responsabile Luigi Tornari.